Bene, eccoci anche oggi insieme. In questa puntata parliamo di un libro che fin dal titolo, devo dire, si dimostra interessante. È La Guida Galattica per Nonne e Nonni del Terzo Millennio. In collegamento da Arco di Trento abbiamo l'autore, Mattia Masker, e la casa editrice è la San Paolo. Allora, prima fuori onda, così ci siamo detti che non vuole essere una guida per i nonni e le nonne, bensì... Beh, sì, beh, buongiorno, ciao Fabrizio e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Non vuole essere una guida, diciamo, educativa per nonni e nonne, perché non mi permetterei di dire alle nonne e nonne come fare il loro mestiere. I nonni italiani sono bravissimi già nel farlo. È piuttosto una guida per spiegare loro quali sono le sfide che nel futuro dovranno affrontare i nipoti. E quindi dai cambiamenti climatici alla sostenibilità ambientale, passando per la parità di genere, per le nuove tecnologie e poi per la riscoperta di un patto intergenerazionale che secondo me deve essere riscoperto per affrontare queste sfide, perché i nipoti da soli, insomma, non ce la possono fare. Hanno bisogno, dell'aiuto dei nonni e nonni per affrontare queste sfide del nuovo millennio. Ecco, ma come può un nonno o una nonna relazionarsi con il nipote su temi come quelli adesso citati, che sono oggettivamente, insomma, non sono stati affrontati nella loro vita? No, esatto, perché diciamo che c'è uno scollamento generazionale molto forte che è quello che io ho notato. I nonni nati più o meno negli anni 50 innanzitutto sono nati in un periodo storico in cui si era relativamente pochi sul pianeta Terra, si era 2 miliardi e mezzo. I loro nipoti sono nati in un periodo storico invece dove oggi si è in 7 miliardi e mezzo, quindi il numero di persone sul pianeta è triplicato. E questa è una rivoluzione pazzesca, perché non è mai successo nella storia dell'umanità, dall'Homo sapiens ad oggi, che in così poco tempo l'umanità aumentasse così tanto. E quindi l'impatto che noi esseri umani abbiamo sul pianeta è banalmente triplicato. I nonni sono cresciuti in un periodo storico dove questo era un dato scontato. Diciamo che ce lo si poteva permettere di sprecare risorse, di vivere al di sopra di certi limiti, mentre oggi dobbiamo stare molto molto più attenti. Ecco allora che la guida spero possa dare ai nonni innanzitutto delle coordinate per capire questo momento storico, delle coordinate per capire i cambiamenti climatici, ma anche dei consigli molto pratici su come attuare degli stili di vita più ecologici, più sostenibili, fondamentalmente. Questo libro è figlio del lockdown, sia per la possibilità di scrivere, sia per la possibilità anche di riflettere. E a 360 gradi sì, la risposta è sì, assolutamente. Io l'ho scritto, ero in cassa integrazione, mi occupo di educazione ambientale, cooperativa e di comunicazione sociale. Faccio molti progetti nelle scuole e quindi conosco bene il lato dei nipoti. Anche il lato dei nonni, devo dire, lo conosco perché ho due bambine di 5 e 6 anni e so quanto i nonni siano fondamentali per loro. E dunque ti dicevo, durante la pandemia ero in cassa integrazione come tanti italiani e italiane e invece che star lì, diciamo, non sapevo, insomma, a me non piace stare con le mani in mano e quindi mi sono messo a scrivere questa guida. Il secondo motivo è perché il coronavirus, la pandemia, più che un virus è stata una lama che ha tagliato di netto i legami fra le due generazioni, in particolare fra nonni e nipoti, appunto, nel senso che lo sappiamo tutti, per molto tempo i nipoti non solo sono stati tenuti lontani dai nonni, Certo. ma si percepivano come una minaccia per loro e questa cosa dal punto di vista psicologico mi ha toccato molto, vedendo anche le mie bambine, come ti dicevo. Il terzo punto è che c'è stato lo slogan che andava di molto, diciamo, durante il primo lockdown era andrà tutto bene, ok? Presto torneremo alla normalità, però forse non quella normalità. Non la normalità a cui siamo abituati. Ecco,
se c'è una piccola cosa positiva in questa pandemia, è forse quella che di portarci tutti quanti a riflettere sui nostri stili di vita e sull'impatto che abbiamo sul pianeta Terra e sulla necessità di unire le forze per difendere alla fine le generazioni future. Mi è capitato, pensando durante il lockdown, di pensare, come ti dicevo, io frequento molto le scuole per lavoro e pensando alle nuove generazioni la parola che mi rimbombava in mente era risarcimento. Perché? Perché lasciamo su queste generazioni un debito economico pubblico bello grosso, lasciamo su queste generazioni, sulle loro spalle, un debito ambientale grosso, un debito climatico e ora anche un debito sanitario, se vogliamo, o quantomeno psicologico. E quindi la nuova normalità deve essere vista come un risarcimento alle generazioni future, ma risarcimento non inteso come mettersi insieme, mettere insieme le forze per costruire un futuro migliore. Infatti, ho sentito recentemente in un convegno un relatore che ha detto saremo la prima generazione che lascia ai figli un mondo peggiore di quello che abbiamo vissuto noi altri. Ma in questo i nonni cosa possono fare? Secondo me posso fare tanto, perché innanzitutto i nonni spesso si trovano a diventare nonni giovanissimi. La media è 58 anni, okay? In Italia 60 anni al massimo. E a 60 anni oggi si è ancora super in forze, super energici, con molta curiosità. Quindi quello che si può fare è, anche dal punto di vista energetico è tantissimo, gli aspettano ancora 20 anni di piena energia. E la prima cosa, diciamo, è essere consapevoli del proprio peso politico, secondo me, ovvero gli over 60 in Italia sono il 25% della popolazione, un quarto, è una bella fetta, eh? Quindi sono gli anziani che decidono il futuro, fondamentalmente, da un punto di vista politico, con le scelte in particolare politiche che fanno. E questa è una cosa che deve essere tenuta bene a mente. Una volta c'erano molti nipoti e pochi nonni, oggi ci sono molti nonni e pochi nipoti. Abbiamo tanti bambini che sono circondati da una marea di adulti quando nascono, mentre anche solo quando sono nato io, il rapporto fra giovani e anziani era abbastanza equilibrato. Cosa vuol dire essere consapevoli del proprio peso politico? Lancio una provocazione qui. Votate per partiti, ad esempio, che mettono l'ambiente al primo posto nella propria agenda politica, non al secondo, non al terzo, ma al primo posto, perché le sfide che ci aspettano dal punto di vista ambientale devono avere delle soluzioni rapide e immediate. E bisogna anche votare quelle forze politiche che mettono l'istruzione, la scuola, la formazione al primo posto nella loro agenda politica. Questo è fondamentale, secondo me. E i nonni, appunto, devono essere consapevoli di questo loro peso politico enorme. Addirittura, Fabrizio, ci sono dei sociologi, ho scoperto, cercando di documentarmi per questo libro, che per riequilibrare un po' la bilancia, stanno proponendo degli esperimenti, ad esempio permettere ai sedicenni di votare, quindi abbassare l'età di voto, oppure ponderare il voto togliendo uno 0,1-0,2 a chi ha più di 60 anni, quindi se hai più di 60 anni il tuo voto vale 0,8 e invece se ne hai meno di 20 vale 1,2, mettiamo, ok? Questo è un esempio, una curiosità, ma proprio per dire che c'è una grande riflessione a livello internazionale sul fatto che noi adulti, mi ci metto dentro anch'io, con le nostre scelte decidiamo il futuro, di chi non ha voce sostanzialmente in capitolo. Nella guida però inserisco anche una serie di consigli molto pratici, perché va bene la dimensione politica, ma poi c'è una dimensione molto pratica, di vita quotidiana, di cose piccole e semplici che si possono fare. E quindi do dei consigli sugli ecoregali da fare, ad esempio, sugli ecoacquisti, sulla scelta di, diciamo, di stili di vita legati al consumo più sostenibili.
poi, tralasciando l'aspetto ambientale, per non parlare solo di quello, credo che i nonni siano un serbatoio di storie incredibile, e devono essere consapevoli di questa loro potenza, che è importantissima per i bambini. Vedo le mie figlie, quando i nonni gli raccontano le storie di quando io ero piccolo, per loro è la cosa più bella del mondo. E i nonni devono tornare a essere consapevoli di essere tessitori di storie e quindi riscoprire l'importanza della narrazione all'interno del rapporto con i nipoti. Quindi mi pare di poter dire che è un libro ricco di speranza, di responsabile speranza, perché da queste parole si evince che c'è ancora possibilità di un rapporto empatico fra generazioni diverse. Voglio dire, i ragazzi che nascono con lo smartphone in mano però hanno spazio per ascoltare ancora i nonni e viceversa. Assolutamente, sì, credo che anzi sia fondamentale, non si esce dalle sfide del millennio senza un nuovo rapporto fra generazioni. Ed è un libro di grande speranza perché le sfide che dobbiamo affrontare sono oggettivamente ardue, quella climatica penso che sia la più grossa su tutti. Però forse dobbiamo iniziare proprio partendo dal raccontarcele queste difficoltà, da dire ok, ci siamo. I nonni, ecco, un piccolo consiglio sciocco, se vogliamo, che do, ma secondo me è fondamentale dire ci siamo qui per ascoltarvi, diteci cosa fare. Banalmente, un consiglio che posso dare ai nonni, soprattutto quelli che sono in pensione, che magari non lavorano, e hanno smesso di lavorare, è di andare a una di queste manifestazioni per il clima e ascoltare quello che i giovani hanno da dire, perché è molto molto interessante. E al contempo i giovani ascoltare il bacino di esperienza e di storie che è rappresentato dai nonni. Grazie. Ringraziamo Mattia Masker, che è l'autore di questa interessante guida galattica per nonne e nonni del terzo millennio. Mi viene da pensare che la prossima guida dovrebbe essere però dedicata alla generazione di mezzo. Qua parliamo di nonni e di nipoti, perché in realtà una società che non recupera l'esperienza degli anziani, così come sta succedendo nella nostra, è secondo me una società che parte a handicap. Salutiamo ovviamente chi ha avuto la bontà e la possibilità di seguirci e ci si vede alla prossima. Grazie a Mattia Maschera in collegamento da Arco Grazie a voi. in Trentino. Ci si vede.